Qui alla Sciorba una bellissima realtà di arrampicata sportiva, che è diventata da quest'anno anche Federazione Sportiva Nazionale del CONI. Paolo Granone, con la tua Cado in Catena, io partirei prima da quello che è stato questo bel riconoscimento per tutto un movimento che è diventato olimpico con l'Olimpiade di Tokyo, che vedrà un ulteriore sviluppo in prospettiva a Parigi. Sì, sicuramente c'è stata una grossa evoluzione negli ultimi anni, fino ad arrivare, diciamo, a quello che è stato il risultato più importante, quello primis olimpico, e poi successivamente il discorso che siamo diventati federazione nazionale, che cambia molto le prospettive della nostra federazione, della nostra attività. In Liguria del resto si è anche formata con te una ragazza che poi è arrivata a conquistare l'argento mondiale, Camilla Moroni. Sì, Camilla Moroni nasce nella nostra società, ha cominciato da bambina, molto di lavoro ha fatto col padre, poi ha lavorato con noi, è cresciuta tantissimo, ha fatto un lavoro progressivo molto, molto interessante, per cui poi è arrivata nel momento della crescita più importante, diciamo, dello sviluppo, proprio ad avere il massimo della forma. Ha fatto questo argento che è, diciamo, storico, nel senso che è la prima atleta nella specialità boulder a fare un argento nella storia dell'arrampicata italiana, quindi, come dire, è un risultato che a livello nazionale, ma come dire, ci riempie di orgoglio come associazione. Quando parliamo di questa disciplina non si pensa però soltanto all'agonismo, al movimento di vertice, ma anche a tanti giovani che vi si avvicinano e anche persone di varie età che traggono beneficio. Quali sono i principali benefici dell'arrampicata? L'arrampicata intanto sviluppa il corpo in maniera molto armonica, lavora su tanti aspetti che sono anche quello psicologico, quindi diciamo da molte soddisfazioni, anche perché poi ad esempio in Liguria noi abbiamo uno sviluppo anche esterno, quindi la palestra, diciamo, a volte e molto spesso anche ha una funzione, come dire, di allenamento per quello che è lo sviluppo esterno e quelle che sono le soddisfazioni che uno si prende, diciamo, anche ad esempio a finale ligure o in tutto l'Interland finalese, dove ci sono tantissimi di arrampicare, insomma, ci sono tantissime falesie per arrampicare. E qui negli spazi della Sciorba c'è la possibilità di imparare, di apprendere. Quali sono le prime cose che insegnate, che trasmettete ai nuovi allievi? La nostra è una scuola storica, diciamo una delle prime in Italia, e insegniamo ovviamente i primi rudimenti del movimento in una parete verticale. Ma non solo, diciamo che l'arrampicata poi dal punto di vista educativo è molto importante, diciamo che il fatto di superare le difficoltà, di conoscere meglio il proprio corpo, gli equilibri, le proprie paure, che in arrampicata insomma, sono sempre molto presenti, alla fine lo sviluppo della persona, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico, ha sicuramente dei grossi giovamenti. Al punto io sono orgoglioso del fatto che quasi tutti gli allievi che hanno frequentato la palestra fin da piccoli si sono laureati tutti. Questa è una cosa, una grande soddisfazione, devo dire, matematici, fisici peraltro, quindi tutte figure importanti anche sotto questo aspetto. E a livello di numeri su quanti praticanti contate? Ma noi abbiamo un centinaio di bambini e di questi una ventina di atleti che fanno il campionato italiano giovanile, con molte promesse, devo dire. E poi la frequentazione è multiforme, diciamo, abbiamo tantissime persone che possono variare dai 6 anni ai 70, con arrampicatori anche settantenni molto molto forti, incredibilmente forti, e quindi molto variabile. Diciamo che la frequentazione della palestra supera il migliaio di persone.